Buongiorno a tutti ragazzi da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TG dei motori. Dunque, oggi si parlerà di un aspetto tecnico che consiglio ai kartisti di guardare attentamente perché questa cosa che descriveremo, che c'è in tutte le vetture, che ha permesso una cosa molto particolare in Formula 1 durante l'ultimo Gran Premio. Nel kart è davvero importantissima e serve ad andare forte. Vi spiegherò perché. Comunque, in ogni caso, lanciamo la sigla e poi partiamo subito con una nuova puntata. Sigla! Dunque, eccoci qua. Allora, iniziamo a parlare di un argomento che è molto interessante dal punto di vista tecnico, grazie a un messaggio che ci ha inviato Alberto Binda. Praticamente molti sono stati colpiti da una cosa, il vedere i piloti che in Formula 1, durante il Gran Premio del Qatar, per la prima volta nei tempi moderni, tirano fuori le mani, le mettono sopra il volante e addirittura le sporgono oltre quello che è praticamente il volante, oltre quello che è quel piccolo parabrezza che c'è in questa zona. Perché hanno fatto questo? L'abbiamo spiegato più e più volte durante le scorse puntate. Hanno fatto sì che le mani divenissero una sorta di convogliatore d'aria. Perché, come ho spiegato ieri nel video di questa notte, quindi poche ore fa, praticamente l'abitacolo di una Formula 1 oggi è molto schermato per quel che riguarda i flussi aerodinamici, perché immaginatevi che impatto d'aria dovrebbero avere altrimenti i piloti a 330 km/h sul dritto, quindi sono abbastanza isolati e di conseguenza non è che gli arrivi chissà quale aria. Durante il Gran Premio del Qatar avevano un fortissimo bisogno di refrigerazione e quindi che cosa è successo? Si sono trovati costretti a prendere l'aria con le mani e farsela arrivare facendo i deviatori di flusso, ecco, manuali, farsela arrivare praticamente in faccia e sul resto del corpo. Questo hanno fatto. Tutti quanti avete detto, ma come si fa a lasciare il volante di una Formula 1 a oltre 300 km/h sul dritto? I piloti, ragazzi, sanno quello che fanno per la maggior parte delle volte, non sempre, e sapevano benissimo che lasciando il volante sul dritto non sarebbe successo un bel nulla. Innanzitutto perché, come vi ho detto, le auto di Formula 1 hanno una precisione incredibile, sono molto molto stabili. Se il pilota di una Formula 1 non ha avuto contatti e lascia il volante, praticamente l'auto va dritta. Se lo facciamo noi, se io stamattina faccio la convergenza sulla mia vettura e pomeriggio guidando lascio il volante, o tiro a destra leggermente o a sinistra, e tu dirai: ma come? Non avevi appena fatto la convergenza? Sì, però ragazzi, cioè, non è esattamente la stessa cosa la mia Fiat Brava con la Mercedes di Russell o la McLaren di Norris e Piastri. Quindi, ragazzi, c'è una leggera differenza. Ma andiamo a leggere il messaggio di Alberto Binda e lo leggiamo nella parte centrale, dove appunto si riferisce a ciò di cui abbiamo discusso. Lasciare per qualsiasi motivo il volante a certe velocità e con la vettura che scivola in condizioni di neutralità aerodinamica e dinamica, ragazzi, scivola tra virgolette, cioè significa va dritto, come lui scrive subito dopo, tra parentesi, appunto procedendo dritti. Il mezzo avanza con le ruote anteriori dritte grazie all'incidenza dell'asse di sterzo che sulla vettura a trazione posteriore è particolarmente accentuato. Se infatti si portasse l'incidenza delle ruote anteriori verso lo zero, lo sterzo diventerebbe più leggero, minor contrasto dinamico, ma l'avantreno perde direzionalità e se lasci il volante sono dolori.
Questo scrive Alberto Binda, che ringraziamo per questo intervento. Ora cerchiamo di spiegarlo un po' a tutti, prendendo spunto appunto da questo commento molto molto interessante. Allora, quello di cui ci parla Alberto è il famoso caster. Attenti ragazzi, non andiamolo a confondere con il camber, d'accordo? Quindi la campanatura. Il caster è un'altra cosa. Tra l'altro, se non sapete che cos'è la campanatura, andate a cercare su questo canale camber o campanatura e vi esce un video dedicato. Però il camber è questo, il caster è questo. Andiamo a cercare di capire di che cosa stiamo parlando. Allora, il caster, ragazzi, è l'inclinazione longitudinale dell'asse di sterzo rispetto all'asse verticale sul piano longitudinale. Di che cosa stiamo parlando? Allora, l'inclinazione a cui ci riferiamo dell'asse di sterzo è questa ed è data dal fatto che il triangolo inferiore con quello superiore non sono allineati in maniera verticale, ma come potete vedere qui e ancora meglio qui, sono disassati. Praticamente la sospensione in questo caso è inclinata nella parte superiore verso il retrotreno e quindi non è perfettamente allineata all'asse longitudinale, ok? Questo angolo che si viene a creare qui è l'angolo di incidenza a terra o, se preferite, l'angolo di caster che qui ce lo segna qua sotto. Ebbene, che cosa succede, ragazzi? Più il braccio è inclinato verso dietro, però non è inclinato, ragazzi, solo sopra, si può inclinare anche solo sopra, dipende dalla regolazione, però immaginatevi, prendiamo una penna, eccola qua. Immaginatevi un perno e quest'asse che gira appunto su questo perno. Più la parte superiore va verso il posteriore e la parte inferiore verso l'anteriore, e più ci sarà incidenza a terra. Più caster. Questo ci dà un anteriore molto più preciso. E in tutte le vetture da corsa questa cosa è regolabile. E tra l'altro, considerate che il caster, quest'angolo, non sta mai a zero in nessun mezzo, perché altrimenti non potremmo fare le curve, o se riuscissimo a farle, ragazzi, ci sarebbe un sottosterzo pazzesco. L'angolo di caster ce l'abbiamo ovunque, ce l'abbiamo su un'auto di Formula 1, su un kart, su una formula addestrativa, su una vettura a ruote coperte, in un furgone, in un camion, nell'ape Piaggio. Ovunque c'è l'angolo di incidenza delle ruote anteriori che ci aiuta a fare la curva. Ovviamente, ad esempio, su un kart quest'angolo è molto marcato. Per quale motivo? Perché dietro non c'è il differenziale e quindi ecco perché vi dico, ragazzi, per i kartisti questa lezione è molto importante, perché saper regolare il caster su un kart vi fa volare, vi fa andare veramente forte. E quindi dicevamo, tu hai le ruote posteriori che, essendo in un unico asse, girano tutte e due alla stessa maniera, sia sul dritto ma anche in curva. E come si fa? Se quella interna gira quanto quella esterna, la curva abbiamo problemi a farla. Interviene l'angolo di incidenza, che fa sì che la ruota posteriore interna si alzi, perché quando giriamo le ruote è la ruota interna che va a schiacciare per terra e quindi con il peso trasferito tutto in avanti la posteriore si alza. Ma questo è un altro discorso, un'altra lezione. A me mi premeva farvi capire che cos'era appunto l'angolo di caster, ovvero l'incidenza a terra, che è dovuta appunto all'inclinazione dell'asse della ruota rispetto all'asse longitudinale. Tutto qui. Quindi, che cosa succede? Maggiore questa inclinazione, più duro sarà il volante da girare, a meno che tu non abbia il servosterzo come ce l'hanno anche in Formula 1, però più preciso sarà l'anteriore da indirizzare all'interno della curva. Di conseguenza, anche
Se io ho una campanatura, perfetto, una convergenza, cioè questa ancora più perfetta, più caster avrò, quindi più incidenza a terra avrò e più mi dovrò preoccupare di lasciare il volante sul dritto. Ovviamente non fatelo mai, mai, perché su strada o in pista ci possono essere mille impedimenti. E perché allora i piloti di Formula 1 lo hanno fatto? Perché erano davvero stremati. Durante un Gran Premio normale non vediamo mai questa cosa qui. L'abbiamo vista in occasione del Gran Premio del Qatar proprio perché avevano l'esigenza di prendere aria per non svenire. Tutto qua. Bene ragazzi, andiamo avanti con la puntata perché ci sono altri argomenti da trattare. Iniziamo con due conferme. Quella ufficiale di Marquez in Ducati nel team Gresini dovrebbe addirittura provare la moto già a novembre nei test di Jerez. E poi, vabbè, ma comunque questa ragazzi era una cosa scontata, così come il fatto che proverà la moto praticamente subito, perché non credo che Honda gli faccia problemi da questo punto di vista. E poi abbiamo la riconferma di Spa. Guardate quanto è bella questa foto che ci fa vedere anche come si consuma la vernice sui cordoli. La riconferma di Spa per il 2025. Qui si va avanti di anno in anno o di 2 anni in 2 anni. La nota ufficiale ancora non è arrivata, però tutto sembra andare per il meglio. Io vorrei una riconferma per i prossimi 10 anni come minimo. Comunque, la stradina secondaria che c'è qui, che tra l'altro viene utilizzata anche dalle vetture GT che rientrano in pista percorrendo appunto qui questa strada qui e quindi andando in pista all'uscita dello Rouge, ci fa capire quanto sia netta questa salita. Guardiamola qui, è veramente molto ripida, solo che qui sembra un po' più dolce perché c'è la curva. E poi ci fa capire anche un'altra cosa, come le Formula 1 di oggi siano letteralmente, anche quelle di ieri, solo quelle dell'altro ieri no, incollate a terra a livello aerodinamico, perché fanno questa curva praticamente in pieno e la curva ha un angolo importantissimo, come potete vedere da quella foto. Peccato si è perso il gusto della sfida in questo tipo di curva. Poi continuiamo con la MotoGP, perché rientra Bastianini in forma ufficiale. Non si sa ancora nulla di Bezzecchi, si avrà una risposta domani. Comunque, questo è il weekend del Gran Premio di Indonesia a Mandalika e vi metto qui gli orari. Come potete vedere, sia la sprint che la gara principale di domenica si terranno come d'abitudine alle 15. Le qualifiche invece ci saranno già dalle 10:50 e termineranno alle 11:30. Andiamo avanti con un'altra notizia che riguarda la Superbike, perché c'è stato un importante cambiamento regolamentare che interessa diverse voci, però la più importante, sapete qual è? Il peso minimo obbligatorio per la combinazione fatta da moto e pilota, che vi stupirete, fino ad oggi non c'era e che è stata introdotta per arginare un po' la catena, la sequenza di vittorie di Alvaro Bautista, che è un pilota molto molto leggero. Poi Formula 3 con i test. Il pilota, secondo giorno di test a Barcellona, secondo giorno di test collettivo. Il pilota che vedete qui in foto è Oliver Goethe, che ha un doppio passaporto sia tedesco che danese. E come potete vedere dalla bandiera in classifica e da quella che porta nel sottotuta, ebbene lui ha chiuso in testa il secondo giorno, staccando di ben 3 decimi e mezzo. Lui è al secondo anno di Formula 3, staccando di ben 3 decimi e mezzo il nostro Gabriele Minì, che ha preceduto a sua volta Leonardo Fornaroli. Bravo, bravo, bravo. E bravi entrambi, anzi bravi tutti e tre. Da segnalare che i primi quattro non sono debuttanti. Il primo dei debuttanti si trova in quinta posizione, si chiama Laurens Van Oppen ed è olandese. Poi un'altra cosa, leggete in decima posizione Christian Mansell. Come potete vedere, ragazzi, lui non è nemmeno lontano parente, lo si vede dalla bandiera,
di Nigel Mansell, alcuni potrebbero avere il dubbio, no, assolutamente no, lui è australiano ed è già da un po' che è lì, secondo me questo ragazzo, come dire, a dispetto del cognome, dovrebbe andare un pochino più forte per cercare di mettersi in luce e arrivare in Formula 1 o comunque fare il protagonista del motorsport a livello professionale. È un protagonista assoluto dell'SNP Sim Italian Contest, è stato Emanuele Sala, che ragazzi a 16 anni è riuscito a vincere la classifica Under 18, si è messo in luce anche a livello assoluto perché è arrivato secondo tra 44 piloti, quindi bravissimo, e oltre a essere molto promettente per quel che concerne i simulatori, ha dimostrato di essere molto molto promettente in pista, direttamente in pista. Lui farà l'Academy con noi in questa stagione e prevedo presto un suo debutto in SN2. Lancio un messaggio a tutti coloro che volessero diventare piloti. Si può fare in due modi, ragazzi, e si può fare con noi, se volete, con il simulatore e poi vi porto in pista oppure direttamente in pista. Quindi, se volete saperne di più, partecipate ai nostri talent e ai nostri campionati al simulatore. In questo caso, scriveteci via email a selezione nazionale piloti @gmail.com. Stanno per partire i nuovi talent. Bene ragazzi, per questa puntata è tutto. Vi ringrazio di averci seguiti. Se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, condividete il video sui vostri social e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivandone la campanellina. Io in coda vi metto un video veramente tosto di uno dei nostri piloti, mi sento di chiamarlo così, lui ci segue tantissimo qui sul canale. Si chiama Andrea Kimi Raikkonen. E guida veramente molto molto bene. Ditemi che cosa ne pensate. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.